sindaco, ieri con una risoluzione in Parlamento l'inno di Mameli diventa ufficialmente l'inno d'Italia. Se vuole commentare, qual è il passaggio, la strofa che l'ha sempre più emozionata? Ma insomma, l'inno d'Italia, tutto fa parte delle generazioni del nostro paese, per noi è sempre stato l'inno d'Italia, cioè nel senso la legge l'ha consacrato formalmente, ma non è che cambia qualcosa. È bello, se posso dire, vedere i bambini quando vado nelle scuole che cantano l'inno di Mameli come inno d'Italia, segno che rappresenta l'inno, l'unità del nostro paese. Forse in questo momento anche questi aspetti simbolici possono avere la loro forza in un paese che è abbastanza disgregato, che è poco coeso, che c'è molto rancore, quindi bisogna ripartire anche da questo. Quindi per me non è cambiato nulla con l'approvazione del Parlamento di ieri e non la trovo una novità, semmai è un ritardo ingiustificato, come dire. Culturalmente noi siamo l'unico paese, purtroppo negli stadi ovviamente, che fischia invece gli inni altrui. Vabbè, c'è chi applaude e c'è chi fischia, sappiamo che negli stadi ci sono cose belle e ci sono cose brutte, ormai voglio dire, siamo abituati a questo. Io mi auguro che ci sarà un giorno in cui negli stadi si va solo a fare il tifo, a festeggiare, a gioire, a poter andare con le famiglie, i bambini. Insomma, gli stadi non sono solo questo, purtroppo, continuano a essere i luoghi dove si insultano altre persone perché magari vengono dal sud Italia, si insulta spesso la nostra città, c'è violenza, queste sono immagini. Basta arrivare nei pressi di uno stadio e contare quante donne e uomini delle forze dell'ordine sono impiegate ogni volta per capire quanto siamo lontani da quel giorno. C'è ancora tantissimo da fare e francamente non è che c'è molto ottimismo in giro da questo punto di vista, e questo è un altro dei motivi per cui tanta gente si allontana dagli stadi. C'è tanta gente che vede le partite in televisione, invece lo stadio è un'emozione particolare, e anche per questo noi abbiamo fatto, siamo l'unica città d'Italia, e sapete le difficoltà che abbiamo a investire sulla ristrutturazione dello stadio, perché per noi lo stadio ha un valore che non è solo quello della partita, ma ha un ruolo veramente importante per poter diventare un punto di riferimento, di intrattenimento e di incontro tra le famiglie e tra le persone.